si può prendere soddisfazione o non si può prendere soddisfazione, ma è importante che fa quello che ci piace. E dall'altra parte mi fate spaventare perché siete giovani. Non sono abituato. No, io volevo fare un po' introduzione nel senso che volevo dire qualche cosa sul calcio mio. Io non credo che sia migliore, però è mio. Ci ho passato la vita, ho cercato di fare il meglio possibile, ho cercato di migliorare, ho cercato di fare tutto per poter dare la soddisfazione alla gente che ci viene a vedere e ai giocatori che se si accorgono che riescono a migliorarsi, penso che sono contenti anche loro. Spero che qualcuno ci sono riuscito. Io vorrei dire qualche concetto sul mio calcio, cominciando dalla disposizione della destra, che si può giocare in tutti i modi. Il calcio non è a bocce ferme perché poi bisogna. Un posto perfetto questo cazzo. Si vede che c'è lo schermo. Guarda avanti. Qui mi sembra buono. Ora uno come ci arriva? Io sono nato in un altro paese, in quel paese da quel tempo si usava giocare qua. Stavano i Slavia Praga, ho fatto anche qualcosa di primavera, e tutte le squadre giocavano allo stesso modo. Il discorso calcio piano piano, una volta c'aveva i pregi e forse insegnava calcio a tutti gli altri, calcio da vedere, calcio tecnico, calcio di squadra. E io ho cercato di svilupparlo, darci un po' più di calcio olandese, su movimenti e su organizzazione. Quindi facciamo finta che il suo portiere, c'è il terzino destro, c'è il centro destro, c'è il terzino sinistro, il mediano, disposizione in teoria. In teoria sono tutte cose perfette, ma non tutte sono perfette, però si dice che tutte, se li fai bene, vanno bene tutte. Ora per me è molto più semplice disegnare una squadra in questo modo per poi trovare. Il concetto è di nuovo di trovare triangoli. E qua ce ne sono dappertutto. A parte portiere che non faccio triangolo, io c'ho terzino, esterno, terzino, esterno, c'ho mediano. E così via. Si riesce a collaborare, poi è normale che dipende dalla distanza, cioè come è in fase offensiva e in fase difensiva. Il mio calcio, la catena più importante è pensieri a destra e pensieri a sinistra, che comincia gioco, collabora, poi è normale che ci si sposta a seconda delle situazioni. Ripeto, se la palla è qua e questa è marcata dal difensore, è normale che questo mi fa un movimento all'interno e questo che magari è pure marcato si smarca sull'esterno. Però è sempre movimento a tre, a destra e a sinistra.
rimando chiuso da una parte, la cosa più importante è avere uno nel mezzo che è regista, che in caso in cui è tutto chiuso, cercare di riproporsi dall'altra parte. Il discorso di nuovo di calcio, cosa? In fase offensiva si cerca di fare gol, in fase difensiva si cerca di non prendere. Mi si dice sempre che c'è la difesa scarsa che non ha le nuove difese. L'ha detto anche qualche mio ex giocatore, specialmente attaccanti. Cioè, non è che loro non ce l'hanno compito di difendere, loro ce l'hanno. Perché io dico, una squadra che attacca e finisce azione qui, perché deve fare 80 metri dietro per sistemarsi invece di cominciare ad attaccare, così si risparmiano i mercati di questi 80 e li danno qua in questi 10. Attaccanti non ci va spesso molto, però quando ci va si riesce a rubare, tanto è vero che le mie squadre, anche se prendevano qualche gol in più, sono squadre che hanno conquistato più palle in fase, in oltre metà campo proprio. E quindi io dico che difendo meglio gli altri, poi sbagliato, però sono idee mie, non mi dovete prendere, perché sono uno come voi, però sono venuto qua per dirvi le mie idee sul calcio. Vabbè, e poi basta. Comunque io ripeto, per me è una base, dalla base poi si possono fare tutte cose, sviluppare. Io non ho allenato in questo modo nei anni 70, un po' si avvicinavano, ma poi ho sviluppato le mosse, tutti gli esercizi, e bisogna pensarci, bisogna studiarci e bisogna provarci. Importante provare se c'è. Io ho avuto fortuna di fare 9 anni nel settore giovanile nel Palermo, cominciando le sorgenti venendo primavera, e ho provato le varie situazioni, varie anche esercitazioni, che poi penso che più di metà li ho cancellati perché non mi hanno dato soddisfazione. Le altre li mantengo ancora oggi perché i risultati me li danno. Poi penso che, ripeto, partendo dalla base per me è questa, ognuno di voi se la deve fare per conto suo, ma poi cercare di lavorarci su quello e sulle idee proprie. Io ho scimmiottato poco, ho cercato di fare le mie cose anche se molti mi dicevano che è sbagliato e che non si può fare. Io li ho fatti, li potevo fare, sono contento di averli fatti. Mister, modulo di gioco e sistemi di allenamento non li cambierò mai. Per coprire il campo non esiste un modulo migliore del 4-3-3. Alcuni giocatori si lamentano che faccio correre troppo. A Pescara vivo sul lungomare e ogni mattina vedo un sacco di persone che corrono e non mi paga nessuno. È la sua frase oppure... Sì, questa è mia. Quindi l'allenamento atletico, cioè senza l'uso della palla, è fondamentale per il suo modo di giocare? Ma non credo che è fondamentale solo per me, è fondamentale anche per l'Atletico Madrid, magari se stavano meglio, non provavano. Cioè, per sport di movimento bisogna allenarsi sul movimento. Io ripeto, la cosa rotonda la vedono poco, quindi la vedono 30 secondi, però altri devono lavorare, penso anche che quello che la vede 30 secondi in una partita può essere utile. Usare le qualità dei giocatori a disposizione. Ma io avevo sempre fortuna di riuscire a fare
bene la squadra, secondo le mie idee, nel senso che se volevo un esterno avanti a sinistra, accettavo un ragazzo che aveva le caratteristiche e capacità di farlo. Quindi, per le squadre che mi sono costruito, io ho fortuna di solito perché non chiedo giocatori da 20 milioni, però così le società sono contente che risparmiano e penso che mi trovano a giocare con le caratteristiche adatte. E poi anche lì io ho giocatori che si sentivano registi, vedi signori voleva fare regista, era a Piacenza, era prima a Trento. Vieni con me e fai attaccante. E l'ha fatto pur volendo fare di chi. E forse è meglio che faceva attaccante che chi è che vuol fare? Molto l'allenamento con la palla. Secondo lei il suo modulo si può attuare con un allenamento? Sì, si può fare anche se l'allenamento per me è cercare di migliorare le varie qualità. Tu se devi fare velocità senza palla è una cosa, con la palla è un'altra. E come ripeto, con concetto. Ma questo perché non si riesce a far capire ai giocatori? Non sempre un giocatore ha la palla 93 minuti a piedi. Cioè, questo lo so. 91 minuti deve correre senza palla. Che è la cosa importante, perché poi saper giocare tecnicamente come vuoi. Se non te la fanno arrivare, se non ti smarchi, non la vedi mai, quindi non si. Ma il problema è come farlo capire ai giocatori, perché visto che si lamentano continuamente degli allenamenti. Se loro vogliono fare il torre. Insigne fa 80 metri e poi non ce la fa, quindi questa è una cosa che per me... forse Benitez è l'unico che con mentalità tra le prime tre squadre si avvicina al suo... la sua mentalità sempre di insistere sul modulo, però poi atleticamente secondo me il Napoli non è ben allenato. Vabbè, non devi parlare di Insigne perché gli allenatori di Napoli mi hanno detto che fisicamente è un mostro. Sì. Però con la sua preparazione lui, vabbè, non era abituato a fare 80 metri di campo perché lui è un attaccante. C'è compiti di marcare, dice tanto una palla non l'ha mai levata, non la leverà mai, nemmeno l'ombra è capace di fare perché è piccolo. Però l'allenatore lo obbligano a fare questa fase difensiva. Noi la risolvevamo in un'altra maniera, che il centrocampo scivolava, che secondo me è più semplice. Superbia. Giusto? Secondo lei come dovrebbero comportarsi? Tanto dipende da dove la palla scoperta, perché se scoperta davanti il portiere è gol. Le battutacce, comunque visto che il nuovo concetto giochiamo a zona, nella zona. Quelli che dicono che giocano a zona dice non si marca a zona, a zona se ti arriva uno vuole marcare, molto è difficile come concetto. E la male è che se la palla è attaccata, quindi non è scoperta, la difesa deve salire per cercare di accorciare il spazio. Se è scoperta deve cercare prima il spazio di avversario da marcare, poi se sei libero puoi uscire su quella scoperta. Certo. Io credo che qui siamo tutti un po' curiosi, vista la sua personalità, la sua attitudine, la sua ironia. E come si colloca una persona come lei nei confronti dello spogliatore del campione affermato, del giocatore che tira la gavetta, che è quello che è elegante con la squadra, giocatore vero di sostanza e il giovane. Io credo che volevo solo sapere lei come si colloca nei rapporti poi con loro, le varie tematiche poi che affronterà durante la settimana. La tua domanda è bella perché la volevo fare anch'io con una dichiarazione di Verratti, no? Verratti
parlando di Immobile, a Pescara lui segnava sempre un paio di gol a partita, poi alla ripresa il mister mica lo elogiava, gli ricordava tutto quello che aveva sbagliato. Immobile, sei la rovina di questa squadra, era ormai un tormentone e noi giù a ridere, non voleva che mollasse la presa. Quindi per quanto riguarda la gestione della squadra, lei mister ha anche detto, parlando di Mourinho, che usa il bastone per quelli che segnano e la carota per quelli che non fanno gol, e a volte si potrebbe fare anche il contrario. Quindi la domanda di Taburego è anche la nostra, come gestisce lo spogliatoio, come gestisce i momenti della stagione, i giocatori più giovani, quelli più affermati, allo stesso metodo, allo stesso mezzo di valutazione, non so. A parte che quella di Mourinho non è vero, perché di Mourinho non ho mai parlato. Questo è suo, sì. Ma non è mio, sono falsi. Però quella di Verratti è vera, l'intervista di Verratti è vera. Ma perché Cive veniva da un campionato che ha fatto un gol a Grosseto, penso, e un gol a Siena, due gol a Siena. Per me era un attaccante, d'accordo, poi se ne mangiava tanti e giustamente quando ne passano due, c'è cinque occasioni, ci dovrò riprovare. Ma lui l'ha capito sempre, non c'era. Ma è un ragazzo che aveva fame. Sue caratteristiche, perché correre dietro pure il Boniello, lui deve essere lì, e quindi investire un'altra forza. La gestione dei ragazzi. No, ma io cerco di trattare tutti allo stesso modo, poi il ragazzo magari già c'ha rispetto verso campione, magari non ce l'aveva messa ai tempi 17 anni. Che si è permesso di rimproverare il Signore di aiutarci, torna il Signore, come ti permette? Può permettere la ragione, visto che non vuole ritornare a aiutare la vita. Quelli che avevano fame, avevano voglia di arrivare a Roma, sono giocatori che già sono arrivati e cercano di mantenere la sua posizione. Come lavoro viene sicuramente meglio con gente che ha voglia di imparare, ha voglia di andare avanti. Dall'altra parte a Roma ci sono giocatori che sono importanti, la maggior parte nazionali, sanno fare qualcosa di più. Se trovi ragazzi che cercano di seguirti, non male che sul piano fisico, cercano di levarsi qualche cosa di più, ma sul piano tattico che possono aiutare molto. Insegnare calcio, e speriamo quest'altro anno di vederla su qualche campo, perché una persona come lei merita veramente di continuare a fare allenatore come l'ha sempre fatto. Va bene. Arrivederci a tutti.